Parliamo di relazioni dipendenti di nuovo con la nostra dottoressa Ursula Farina, che è venuta a trovarci. Abbiamo già parlato con lei di altro, di dipendenze da nicotina, di dipendenze da cannabis, e oggi parliamo di dipendenze da persone, quindi le relazioni dipendenti. Intanto diamo il benvenuto alla nostra dottoressa. Grazie per essere di nuovo tornata da noi e per illuminarci di nuovo con altri argomenti che ci servono, perché sono argomenti molto quotidiani e popolari. Quindi, come vogliamo introdurre questo argomento delle relazioni dipendenti? Allora, quando parliamo di relazioni, parliamo del rapporto che la persona ha con gli altri, con il sé e con gli altri. Possiamo dire che di base, nella prima fase vi è una funzionalità, no? Nel rapporto con gli altri. Certo. Però poi, quando si irrigidiscono dei comportamenti, quindi si formano delle rigidità, si ha una diciamo psicopatologia, può nascere, quindi una disfunzionalità. Scusi se l'interrompo, che si intende per rigidità di comportamento? Allora, nel senso che spesso noi, per risolvere delle questioni anche quotidiane, mettiamo in atto delle strategie che funzionano. Okay. Però alcune volte vengono messe in atto queste strategie anche dove lì non funzionano, ma nonostante non funzionano vengono sempre reiterate, messe in atto. Quindi è qui che si forma la rigidità, e poi può portare quindi a una disfunzionalità nel rapporto che la persona ha con se stessa, con gli altri e con il mondo. Okay. Tutto veicolato dalle quattro emozioni di base. Quali sono le quattro emozioni di base? Il dolore, la paura, il piacere e la rabbia. Perfetto, quindi una persona nel suo vissuto, magari, non lo so, ecco, per qualche evento subito, per carattere, mi viene da dire, prova, a parte tutti di noi proviamo paura, piacere, rabbia, sì, ovviamente sono, e sono funzionali, no? Sono emozionali, ecco. Però finché rimangono funzionali, ok. Quando supera una certa soglia, poi lì c'è la disfunzionalità. Base, esatto, troppo, allora lì ci irrigidiamo sull'emozione. Sui comportamenti. Ah, sul comportamento. Sì, che è sempre veicolato poi dall'emozione, giustamente. Quindi io magari ho sempre paura, quindi è per quello che ho sempre quel comportamento, a meno che non ne capisco e cerco di uscirne con una psicoterapeuta o una psicologa, come nel suo caso. Ok, e quindi quali sono i copioni relazionali? Allora, possiamo dire che in psicoterapia breve strategica abbiamo visto che ci sono dei proprio copioni nelle relazioni dipendenti. Andiamo a individuarli. Abbiamo la persona che dice sempre sì, 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 quindi in questo caso diciamo la prostituzione relazionale, no? Dove la persona dice sempre sì. E questo copione, ma su che cosa è basato? Lo dice ad una persona precisa, non so, il partner oppure al partner, al lavoro, nella vita in generale. Ah, okay, nella vita in generale. E su che cosa si basa questo copione? Si basa appunto sulla paura. Quindi sulla paura poi di non essere stimati, ad esempio. Sono quelle persone che ad esempio sono sempre disponibili professionalmente e dove spesso non fanno nemmeno quel salto di carriera. Okay. Perché sono sempre lì a disposizione, quindi non gestiscono la loro vita professionale in base ai propri interessi, ma in base agli interessi degli altri. Degli no? altri, ok. Poi, quindi non li vedono proprio i propri interessi. È proprio la paura okay. che fa sì che agiscono sempre con la formuletta sì sì sì. Okay. Poi abbiamo servizievoli. Sì, ecco. Poi abbiamo un altro copione, quello della croce rossina, no? Quindi sempre lì a risolvere i problemi degli altri, sempre. E su che cosa si basa questo copione? Si basa sul piacere. La persona, mettendo in atto quindi sempre il fatto che sono lì ad aiutare gli altri, sempre a disposizione, che cosa prova di base? Il piacere. Okay. E quindi il suo piacere che le fa mettere in atto questo comportamento disfunzionale. E alimento il mio piacere tramite questi comportamenti. Sì, quindi sì. Non riesco a trovare il piacere in quindi altro. È il circolo vizioso, perché no? Perché ho paura. E però certo, appunto un circolo vizioso e riesco a trovare piacere perché mi è più facile farlo negli altri, perché sì, vengo apprezzata. Okay. E poi abbiamo un altro copione, che è quello della dipendenza affettiva, no? Tra la persona e il partner, quindi, e qui che cosa c'è di base? Il dolore, la paura dell'abbandono.
dove la persona si omologa proprio al partner, che posso dire, il partner va in palestra e vado anche in palestra, lezioni di tennis privato, vado anche a lezioni di tennis privato, inizio a controllare il partner, e quindi sono tutti copioni che irrigiditi in questo caso provocano una disfunzionalità. Quindi si annienta la propria personalità, quindi bisogna magari rinforzare, quindi comunque di base c'è sempre la paura, vedo, perché... Che nella dipendenza affettiva c'è il dolore. Okay, nel copione della Croce Rossina è il piacere, e quindi è un po' diverso, sì, no? Come, sì. E nella prostituzione relazionale c'è la paura. Però infatti l'abbandono è anche la paura della perdita, ma sì. Questo abbandono funziona anche tra genitore e figlio o solo col partner? Generalmente, o anche in altre relazioni? Allora, qui dobbiamo fare una distinzione, perché nella dipendenza affettiva è con il partner. Ok. Perfetto, quindi, ok, perché affettivo, nel senso io amo anche mio figlio, quindi mi immagino che sia un affetto, invece no, un altro tipo di affetto. Perfetto, e quindi cosa hanno in comune tutti questi copioni? Questi copioni hanno in comune l'altruismo patologico. Interessante, e cosa sarebbe? Allora, dobbiamo fare una differenza tra l'altruismo e l'altruismo patologico. L'altruismo è quando io faccio qualcosa per gli altri, quindi per aiutare l'altra persona, senza avere un interesse personale, senza avere quindi un mio piacere, no? Mentre invece, quando è l'altruismo patologico? Quando aiuto l'altro, quando sono a disposizione dell'altro per superare quelle mie difficoltà. Quindi, come abbiamo detto, quei copioni, no? Sì. La Croce Rossina che dà il piacere, quindi mi dà il piacere. L'altro copione, come posso dire, della dipendenza affettiva, quello, la paura dell'abbandono, allora metti in atto questo comportamento per superare questa mia paura, oppure il dolore. Quindi sono tutti comportamenti disfunzionali di base. Patologici. E come ci se ne rende conto? Perché io immagino che molte persone così abbiano così paura che magari dicono no. Cioè, oppure magari un'amica glielo dice, loro no, ma che stai dicendo? Anzi, magari chiudono anche amicizie, rapporti d'amicizia, no, perché ne ho sentite poi negli anni. Sempre, no? Per la rigidità, no? Esatto, brava, per la rigidità. Quindi come queste persone possono essere aiutate? Allora, le faccio un po' un esempio in questi copioni. Se andiamo a guardare nel copione della prostituzione relazionale, che cosa si fa? In psicoterapia breve strategica, che cosa facciamo? Iniziamo a far sì che la persona inizi a dire una formulina: scusa ma non posso. Ok, quindi no? Anziché sì, guarda, scusa ma non posso. No, iniziare a tollerare quel scusa ma non posso, fino poi, man mano che si evolvono poi le tecniche, ad arrivare a dire no. Senza provare disagio, senza provare quindi una sensazione negativa, no? Esatto. Poi ci si arriva gradualmente. Gradualmente, sì, attraverso il percorso, attraverso varie tecniche terapeutiche. Poi, ad esempio, nella Croce Rossina, quel piacere, iniziamo a introdurre altre forme di piacere, che è molto importante. Individuali, immagino. Sì, sempre individuali. Anche, non so, esci anche con un'amica piuttosto che con quello che parte. È anche qui, è individuale. Che cosa piace alla persona, iniziamo anche a fare a capire, perché spesso quando le persone sono invischiate in questi meccanismi non sanno nemmeno più che cosa le piace. Esatto, non si ricordano. Sì. Quindi alla fine, quando viene chiesto che cosa ti piace fare, c'è un attimo di silenzio, no? Perché quella riflessione poi per capire. E quindi come si fa? Cosa se mai facciamo fare delle bambino. Liste, delle cose piacevoli, iniziamo a far sperimentare, quindi per avere poi un buon contatto con se stesse, con gli altri e con il mondo. Chiaro. E anche nella dipendenza affettiva canalizziamo, no, i comportamenti. Perfetto, e qui per esempio in che modo? E, come voglio dire, allora ad esempio iniziando a evitare il controllo sul partner, iniziando a capire anche qui le varie forme di piacere, che cosa mi piace fare, non vado a lezioni di tennis perché devo somigliare al mio partner, ma perché a me piace, quindi che altro mi può piacere, quindi canalizzando, no, con altre forme. Perfetto. Ok, senta, lei ha visto buoni risultati con queste tecniche? Con sì, ci sono buoni risultati. E come si convince un paziente a venire da lei o comunque da un terapeuta? Ok, allora, alcune volte è la famiglia, altre volte il partner, altre volte è la stessa persona che prova disagio e quindi chiede aiuto. Se ne rende conto? Sì. Benissimo. Ok, perfetto. Allora... io direi che è stata molto esaustiva su questi temi, tra l'altro anche con termini simpatici, ma che effettivamente rimangono ben impressi nella mente. Quindi ringraziamo di nuovo la dottoressa Orsola Farina per quest'altro intervento. Grazie. E lascio il suo contatto, così chi la vuole contattare perché ha uno di questi problemi o comunque vuole semplicemente sentirsi meglio, potete chiamarla al 347-7358-474 oppure su Facebook Orsola Farina.
grazie ancora e grazie. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Fatevi coraggio, non abbiate paura di andare dagli psicoterapeuti, perché non sono cattivi, anzi, vi aiutano a vivere meglio. Un saluto.